Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Stamattina pratichiamo un'altra bella lezione yoga di risveglio. Vi invito a praticare anche più volte la stessa lezione perché il corpo entra in questo modo in una sorta di replica distensiva e questo ci dà l'opportunità anche di riconoscerci in quello che facciamo e di osservare soprattutto le nostre capacità aumentare. Le pratiche che vi propongo sono semplici, non sono certamente pratiche difficili e quindi possono andare bene per tutti, ma l'invito che vi faccio sempre è quello di seguire il vostro sentire. E come sentire intendo proprio sia l'aspetto fisico e quindi non da andare oltre le vostre capacità e le vostre possibilità, rimanete sempre un passetto più all'interno e soprattutto sentire, intendo anche quell'aspetto, direi, interiore che ha un qualcosa di mentale, ma anche di sensazione di ciò che state vivendo e state facendo, e restare sempre in quell'ambito dove potete gustarvelo. Perché yoga è innanzitutto una pratica che ci insegna a stare nel presente, sereni e felici. E quindi osservate di non creare nessun tipo di violenza a voi stessi. Vi potete portare all'inizio del tappetino, lasciando i piedi alla larghezza dei fianchi. Osservate di aprire bene le dita dei piedi, spalmare le piante, praticate qualche movimento mentre sentite il suolo e il piede che si adagia al suolo e trova una sorta di accoglienza. E poi muovete qualche volta le spalle, lasciatele muovere sollevandole, portandole indietro, in avanti, abbinando anche i movimenti del capo con il mento che sale, che scende e quelli del respiro con l'aria che entra e che esce. E se avete occasione, esalate qualche sospiro. Come a svuotarvi, sbadigliate. Praticate in modo che questo momento diventi uno spazio libero per voi stessi. Girate i palmi delle mani in avanti, allungate la cima del capo, ritraete l'addome e lasciate le ginocchia morbide mentre i piedi spingono a terra. Tutto il corpo si allunga verso il cielo. Restate, prendete un momento ed è un momento che si trasforma in un interruttore. State entrando in quello spazio che vi appartiene. Seguite il vostro respiro. Osservatelo, semplicemente osservatelo, senza mettere in atto nessun giudizio, nessuna critica, nessuna lode. Solo osservazione distaccata di questo momento. E poi sviluppate un pensiero di gratitudine, ditevi un grazie per la vostra capacità di prendervi uno spazio per voi e iniziare a dedicarvi a voi stessi, con l'intento di farvi del bene, di volervi bene, di ascoltarvi e di accogliere tutto ciò che vi riguarda. Inspirando fate un bel inspiro, allungandovi bene, sollevate gli occhi, unite i palmi delle mani e nell'espiro tornate. E ancora, inspiro e salgo. Osservo le mani, inarco leggermente la schiena e nell'espiro l'aria esce dal naso e torno. Inspiro e salgo, allungo e ora potete espirare con l'om. Inspiro, allungo
lungo. I suoni vocalizzati creano una vibrazione interiore che massaggia, risveglia, distende, accarezza tutti i nostri tessuti. Praticare qualche spiro vocalizzando aiuta il nostro corpo a rilassare tensioni che sono ancora più profonde. Se non ve la sentite, risuonate mentalmente il suono dell'Om. Inspiro. Inspirando salgo al cielo e nell'espiro scendo a terra, in Uttanasana. Se ho bisogno piego un po' le gambe, cerco la distensione, lascio cadere il capo. Respiro qui. Inspiro, srotolo, torno al cielo, allungo. E scendo di nuovo a terra con l'Om. Respiro. Srotolo e salgo al cielo. Inspiro e arco un po' la schiena, scendo con l'Om. Inspiro, allungo sulle dita delle mani, distendo la colonna. Lasciate gli occhi verso terra e cercate l'appiattimento, l'allungamento, la distensione posteriore, quanto più vi è possibile. Se le mani non toccano a terra, poggiatele sulle gambe. E nell'espiro torno in Uttanasana. Inspirando srotolo, ritorno al cielo. Allungo. Scendo con l'Om. Inspiro, allungo. Espiro, torno. Inspirando srotolo. Apro verso il cielo, inarco la schiena e nell'espiro torno al cuore. Inspiro e salgo, allungo, scendo con l'Om. In, distendo, stitti. E nell'espiro torno. Inspirando srotolo, apro le braccia, riempio il corpo come fosse un vaso. Inarco e stendo. E nell'espiro raccolgo il cuore. Inspiro e saluto il cielo. Scendo e saluto la terra. Allungo e distendo. E poi lascio andare di nuovo l'aria. Espiro. Inspirando salgo al cielo. E nell'espiro ritorno al centro. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al sole. Accolgo la luce dentro di me. Namaste.
Portate le braccia a fianco al corpo, fermatevi un momento, prendetevi sempre un breve momento per accogliere la vostra esperienza. Iniziare a diventare capaci di osservare senza intervenire e senza giudicare. Iniziate proprio da voi stessi. Inspirando, allungatevi bene e nell'espiro ritornate al centro. Portatevi all'inizio del tappetino. Andremo a praticare il nostro saluto al sole e lo faremo ripetendolo più volte, aggiungendo ogni volta un movimento, una postura. E quindi accompagnatevi al centro, focalizzatevi al centro del vostro essere, relazionatevi col vostro sole interiore, il vostro cuore. Ringraziatelo perché anche questa mattina batte per voi, pulsa, fa circolare tutta l'energia, è il centro del vostro piccolo universo. Inspiro, allungo al cielo, inarco leggermente la schiena e nell'espiro scendo Uttanasana. Inspiro, gamba destra indietro, appoggio il ginocchio, allungo e distendo tutta la colonna e nell'espiro torno in Uttanasana, abbandono la testa. Inspirando, srotolo, piego un po' le ginocchia, spingo a terra. Inspiro, espando e nell'espiro torno al cuore. In al cielo, espiro e scendo a terra. Inspirando questa volta la gamba sinistra va indietro, allungo e nell'espiro torno in Uttanasana. Srotolo. Spingo a terra, inarco quanto mi è possibile e nell'espiro torno al mio cuore. Fate un bel respiro. Gamba destra, in, allungo, es, scendo. Inspiro, gamba destra indietro, allungo e nell'espiro mi porto nella posizione del cane muso in giù. Resto in questa postura almeno 5 respiri, osservando l'allineamento, l'allungamento, le mani ancorate al suolo, premono e spingono gli ischi, spingono i glutei verso il cielo, distendendo tutta la schiena. L'ombelico cerca di raggiungere le cosce. Un bel passo avanti, salgo sulle punte dei piedi, guardo avanti, piede destro in mezzo alle mani. Distendo. E nell'espiro torno in Uttanasana. Srotolo, salgo, inarco. E nell'espiro al cuore. Lato sinistro del corpo, in ed est, gamba sinistra indietro e nell'espiro, cane, resto 5 respiri. Se i talloni non toccano terra, arriveranno col tempo, potete tenere le ginocchia un po' piegate e aiutarvi a distendere meglio la parte alta del corpo, ad appiattire le scapole e a spingere bene gli ischi verso il cielo. Salgo sulle punte dei piedi, sguardo avanti, piede sinistro in mezzo alle mani e nell'espiro, Uttanasana. Srotolo, allungo, inarco. E nell'espiro torno al cuore.
un respiro. Lato destro del corpo. In ed es. Inspiro, gamba destra indietro. E nell'espiro, cane a muso in giù. Termino l'espiro in preghiera. Svuoto bene bene i polmoni. Inspirando mi sollevo, punto i piedi e nell'espiro di nuovo cane. Un bel passo, piede destro in mezzo alle mani. E nell'espiro, uttanasana. Srotolo, allungo e porto le mani al cuore. Lato sinistro del corpo. In ed es. Gamba sinistra indietro. E nell'espiro, cane. Termino l'espiro svuotando bene, allungandomi in preghiera. Inspiro ed espiro. Piede sinistro in mezzo alle mani. Uttanasana. Al cielo. E di nuovo al centro, al cuore. Un respiro lento, profondo. Lato destro del corpo. In ed es. Gamba destra indietro. Espiro in cane. Termino in preghiera l'espiro. E questa volta inspirando scivolo a terra fino a portarmi nella posizione del cobra. Espiro, cane muso in giù. Un bel passo destro. Uttanasana. Al cielo. Al cuore. Lato sinistro, in ed est, gamba sinistra indietro e cane. Termino l'espiro in preghiera. Scivolo a terra lentamente, inspirando e poi cobra. Espiro, cane. Piede sinistro, uttanasana, al cielo, al cuore. Fai un bel respiro. E ora ripetiamo la sequenza sui due lati del corpo. E questa volta la ripetiamo con i suoni del bija mantra. E quindi sei libero di seguirmi, farli risuonare dentro di te mentalmente, o anche lasciare che il tuo respiro ti accompagni. E in questo modo la vibrazione è potente, rilassa, distende, allunga, resta nello spazio delle tue capacità. Quindi mantieni i tempi del tuo respiro. Fai un bel respiro, ritorna al centro e partiamo da qui, dal cuore. Om Ram.
Lato sinistro. Om Ram. Fai un bel respiro, allungati al cielo e poi porta le tue braccia ai lati del corpo mentre espiri. Resta. Resta un momento a osservare il movimento dell'energia all'interno del tuo essere. Percepisci la vibrazione del suono che si muove. La pratica con i bijamantra è leggermente più lenta. Ogni asana comprende un respiro completo e quindi il suo effetto è sicuramente più profondo, più benefico, più potente. Fai un bel respiro, allungati e quando espiri riapri gli occhi e torna. E ora fate un bel passo, apritevi lateralmente, accompagnate le punte dei piedi un po' all'interno del vostro corpo e andiamo ad aprire le braccia ai lati del corpo. E inspirando sollevate il braccio destro e nell'espiro scendete lateralmente. Inspiro, torno al centro e nell'espiro scendo sull'altro lato. Muovetevi così seguendo il vostro respiro. Cercate di mantenervi allineati. Una mano scende, l'altra porta lontano. Il vostro respiro vi accompagna da un lato all'altro. E quindi seguite solo i vostri tempi di respiro. Potete chiudere gli occhi. Non c'è nulla da osservare, se non quello che succede all'interno. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. E ancora in ed espiro. Resto. Mantengo da un lato l'allungamento, la mano sopra punta lontano,
respiro qui. Inspiro. E respirando scendo sull'altro lato. Resto. Mantengo. Punto lontano. Inspiro, allungo, tiro il coccige verso terra, distendo e nell'espiro intreccio le mani dietro di me, apro petto e torace e espando. Inspiro e torno, espirando, porto la schiena parallela alla terra. Restate in questo profondo allungamento, cercando di appiattire bene tutta la vostra schiena, come fosse il ripiano di un tavolo. Se avete bisogno, tenete le ginocchia un po' piegate, se sentite le gambe troppo in tensione, ma se potete, sviluppate una distensione benefica. L'addome sostiene il corpo, il coccige guarda a terra. Inspirando, torno al cielo. Espiro e sciolgo. In ed es. Inspiro ed espiro. Inspiro al cielo. Espiro ed espando. Inspiro, torno e nell'espiro scendo, schiena parallela al suolo, resto, respiro, aggiusto e osservo. Prossimo espiro, lascio cadere la testa verso terra, sollevo le mani verso il cielo e resto. Abbandono completamente il peso del corpo. Inspiro, schiena parallela a terra. Inspiro e salgo. Espirando, sciolgo. Ed es. Inspiro ed espiro. Inspiro, torno al cielo, allungo e nell'espiro espando, intreccio le mani, apro. Inspiro, raddrizzo, espirando, schiena parallela. Inspiro qua e nell'espiro scendo. Dorsi delle mani al cielo. Resto almeno 3 respiri. Inspiro, schiena parallela. Inspiro e salgo. Allungo. Giro. Un piede lateralmente e nell'espiro lentamente scendo in triconata, triangolo. Datevi tempo, qualche respiro per entrare nell'asana. Non occorre toccare terra, piuttosto sentirvi allineati, aperti, distesi. Respiro. Inspirando piego il ginocchio e mi sollevo, giro il piede. Inspiro allungo, giro l'altro piede. E nell'espiro apro le braccia, allungo il fianco e lentamente scendo nella posizione sull'altro lato.
Resto. Se avete difficoltà a guardare verso il cielo, mantenete la testa allineata e guardate davanti a voi o verso terra. Piego ginocchio, spingo a terra, inspiro, giro il piede, espiro e torno. In, apro e nell'espiro scendo. Inspirando al centro e nell'espiro scendo sull'altro lato. Inspirando al cielo. Allungo e nell'espiro intreccio le mani e inarco. Inspiro, torno e nell'espiro schiena parallela alla terra. Inspiro qua e nell'espiro scendo. Tre respiri. Lasciatevi cadere verso il suolo. Inspiro, schiena parallela. Inspiro, salgo al cielo. Giro il piede destro e nell'espiro scendo in triconata. Resto, tre respiri. Espirando il braccio scende, si porta al lato del piede e siamo in Parsva Uttanasana. Lasciate la testa cadere verso la gamba distesa e respirate. Inspiro, allungo sulle dita delle mani, stitti. Inspiro, torno al centro, chiudo il piede. E nell'espiro, lentamente, allungo e distendo sull'altro lato, Trikonasana. Resto. Tre respiri. Porta giù il braccio verso terra, ai lati del piede, abbandona il peso del corpo. Se c'è bisogno, piega un po' la gamba. Se puoi, tienla distesa. Abbandona il peso alla forza di gravità e resta. Inspiro sulle dita delle mani. Stitti, inspiro, apro, inspiro e torno al centro e nell'espiro, braccio a fianco al corpo. Lo pratichiamo una volta, un'ultima volta insieme, seguendo il flusso del respiro. Mantieni l'attenzione al tuo corpo, al tuo respiro e soprattutto mantieni l'attenzione a te stesso e a ciò che senti. In ed es. Tempo dell'inspiro e tempo dell'espiro. Inspiro allungo e nell'espiro intreccio ed ampio verso il cielo. Inspiro, raddrizzo e nell'espiro scendo verso la terra e mi fermo. Inspiro qua ed espirando poi mi lascio cadere con fiducia e resto tre respiri. Li conto.
Inspiro. Inspiro. Allungo. Giro il piede. E nell'espiro scendo. In triconata. Tre respiri. Espirando il braccio scende, fronte verso la gamba, se c'è bisogno la tengo un po' piegata, abbandono. Inspiro, stitti, inspiro, apro, inspiro, salgo e torno al centro. Giro l'altro piede e nell'espiro, triangolo, tre respiri. Espirando, la mano scende, Parsva Uttanasana. Inspiro, stitti, inspiro, apro, inspiro e torno. E nell'espiro, torno ai fianchi del corpo. Chiudete le vostre gambe, riportatevi al centro del tappetino, prendete un momento. E osservate ora il vostro corpo. Osservate la forza che avete sviluppato nei piedi, nelle caviglie. Osservate quel senso di potenza, di capacità. Osservate l'espansione del vostro respiro. E provate a immaginare ora le vostre cellule che respirano tutte insieme. La vostra mente le accompagna. Le accompagna a giocare su quest'onda all'interno del corpo. Quest'onda che sale e che scende. È un'onda di vitalità che nello yoga viene chiamata prana, energia vitale. Sentite quanto è profonda e calma e benefica. Un respiro al cielo. E nel respiro lentamente torno. Intreccia le tue caviglie. Intreccia le mani, lascia gli indici allungati, Shiva Mudra. Portati a scendere, possibilmente, senza l'aiuto delle mani. Benissimo. Distendi le tue gambe. Andiamo a praticare un gesto ora molto dolce che aiuta il nostro corpo a rilasciare ancora tensioni. E quindi poggia le tue mani ai lati del corpo. Fai un bell'inspiro, apri petto e torace e mentre inspiri lasciati scivolare verso i tuoi piedi. Le mani accarezzano, scendono e risalgono seguendo il tuo respiro. Pratica qualche volta, espira ed inspira. Espira. Ed inspira. Espirando scendi tutto il tempo del respiro, lascia una piccola pausa e poi prendi ad inspirare. E quando inspiri allungati bene, trattieni un momento e poi inizia ad espirare. Pratica questo semplice gesto, seguendo i tuoi tempi del respiro, dandoti il tempo di allungare verso il cielo. E poi di allungarti verso la terra. E ancora.
Inspiro e salgo. E nell'espiro scendo. E questa volta resto. Mantieni l'allungamento della colonna. Se hai bisogno, piega un po' le gambe per alleggerire la pressione alla zona lombare. Non farti male. Lasciati semplicemente cadere. Respiro dopo respiro. Non tirare. Abbandonati. Sviluppando la tensione al tuo ombelico, è il tuo ombelico che raggiunge le cosce. Non ci sono altri traguardi se non quello di lasciarti andare. Inspirando, srotola la colonna lentamente e raggiungi il cielo questa volta anche con le mani. Punta in alto. E poi vai ad espirare portando le mani ai lati del corpo. E ora osserva, puoi tenere i tuoi piedi così oppure puoi portarli alla larghezza dei fianchi piegando un po' le gambe. Lo scopo è quello di sollevarci e quindi di spingere le punte dei piedi verso terra e aprirci bene nella posizione. Dell'asse. Inspiro, torno al cielo, allungo, punto in alto, trattengo e nell'espiro scendo in Paschimottanadana. Inspiro, allungo al cielo, punto in alto e nell'espiro mi porto nella posizione dell'asse. Inspiro, salgo al cielo, trattengo un momento e quando scendo l'aria esce dal naso, Paschimottanadana. Resto un respiro. In ed es. Inspiro a lungo e nell'espiro, mani appoggiate, asse. Resto un respiro. In ed es. Inspiro. Espiro Paschimottanadana. Resto due respiri completi. In es. In es. Inspirando salgo, dandadana, e nell'espiro, posizione dell'asse, resto due respiri completi. Inspirando torno, allungo. E un ultimo passaggio con tre respiri. Contate i vostri respiri. E nell'espiro torno. Intrecciate le vostre gambe. Spostate la carne dagli ischi. Osservate di trovare una posizione un po' più comoda per voi. Quindi se avete bisogno mettete un cuscinetto sotto i glutei per sostenere la schiena. Cercate di mantenere la colonna allineata e lasciate che il vostro respiro lentamente torni
in una condizione spontanea e naturale. Mantenete lo sguardo basso e se potete e riuscite con le palpebre abbassate completamente. Il mento rientra leggermente e questo permette alla gola di creare quella leggerissima vibrazione che nello yoga si chiama respiro Jai, respiro vittorioso, quel respiro che calma e sconfigge l'ansia, lo stress, le paure, la morte. Sentite il respiro attraversarvi la gola, come un leggero russare interiore che sentite solo voi. Andiamo a praticare un piccolo pranayama. Sitali o Sikari, pranayama, è un respiro rinfrescante e calmante. Lo potete praticare arrotondando la lingua che esce dalle vostre labbra. E per chi non riesce ad arrotolare la lingua e puntarla fuori, può semplicemente unire i denti e appoggiare la lingua nella fessura tra i denti che uniti e quindi inspirare da lì, come un serpente. Allungate la colonna. Inspirando, arrotolate la lingua e portate il naso verso il cielo. Ritirate la lingua, chiudete la bocca ed espirando, portate di nuovo il mento verso la gola. Tempo del respiro. Ripetete almeno 5-6 volte. Inspiro. E nell'espiro dal naso riporto il mento verso la gola. Praticate seguendo i vostri tempi di respiro. Un'ultima volta. Resta osservare ora la tua bocca fresca e pulita. Senti la leggerezza. Se desideri, senza aprire gli occhi, distenditi a terra, allungati al suolo. Entra nella posizione di Shavasana, lasciando i piedi leggermente separati, osservando di essere allineato col tuo corpo, di avere le spalle rivolte al suolo e i palmi delle mani verso il cielo. Avvicina il mento alla gola, distendi la parte posteriore del collo. E ora resta semplicemente a osservare il tuo corpo che respira, la mente osserva il corpo che respira, la mente osserva il corpo che respira. E ogni respiro ti porta via via più lontano,
Segui il tuo respiro lento, dolce, profondo. E osserva come ti porta via via più lontano, in ogni spazio del tuo essere. Ovunque porti attenzione, lì puoi scorgere il tuo respiro. Ovunque esplori dentro di te, lì è presente il tuo respiro, è presente il prana, l'energia vitale. E in questo momento tutto il tuo corpo fisico, tutti i tuoi organi, i tessuti e le cellule respirano uniti in un abbraccio. Stesso ritmo. Stessa frequenza, stessa vibrazione, stesso suono, stesso pensiero, stesso intento. E tu ti ritrovi integro, consapevolmente integro, completo, in questo stato di calma. La mente. Ascolta il corpo respirare. E ora sei di nuovo al cuore. Senti il tuo respiro espandersi. Visualizza il tuo cuore come un sole, i suoi raggi, la sua energia, le particelle luminose che invadono tutto il tuo essere. E ritorna al pensiero di gratitudine. Esprimi un bel grazie, sorridente. Esprimilo a te stessa. Fai tesoro di questo momento prezioso e resta in questo stato di silenzio gioioso. Quanto ti è possibile. Shanti, shanti, shanti. Om Shanti. Grazie per questo bel appuntamento insieme. Vi auguro giorni felici, sempre. Pulita è venuta a trovarti, eh? Tu pulita è venuta.